16 aprile 1975. A Milano, Claudio Varalli, esponente del Movimento dei Lavoratori per il Socialismo, di ritorno da un corteo, viene ucciso a colpi di pistola dal militante neofascista Antonio Bragione. All'indomani dell'uccisione di Varalli, i suoi compagni organizzano una manifestazione di protesta che sfocia di nuovo in pesanti scontri. Muore Giannino Zibecchi, un insegnante di educazione fisica, travolto da una jeep della polizia. Grazie.